Salvatore Regina, è un pregiudicato per reati di mafia, il quale è stato accertato era al centro di un'attività di traffico di sostanze stupefacenti e contemporaneamente si dedicava alla commissione dei più svariati reati. In questa sua attività criminale, Regina non esitava a coinvolgere la sua famiglia, ossia la moglie, il figlio, il cognato. E ancora si avvaleva della collaborazione di tre pericolosi pregiudicati di cittadinanza rumena, i quali sono stati destinatari insieme con lui delle odierne misure cautelari. E dicevo, i reati contestati nello specifico sono lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e del tipo cocaina, e la coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Ma non si limitano soltanto al mondo della droga, in quanto tra i reati contestati rientrano anche un episodio di estorsione compiuta dal Regina Salvatore in danno di un suo debitore che non voleva, insomma, onorare un debito legato alla cessione di una partita di stupefacenti. E ancora, da qui si evince la particolare pericolosità della banda che si era venuta a creare. Il Regina si avvaleva dei rumeni per compiere una serie di reati, di attività criminose, anche in materia di reati contro il patrimonio. In particolare si avvaleva dei pregiudicati rumeni per compiere su commissione, quindi dietro pagamento di un indennizzo in denaro, furti, due episodi sono stati accertati. Ma anche attentati, in particolare un attentato incendiario è stato sventato da personale del commissariato di Alcamo, il quale ha, diciamo, consapevole dei progetti criminali della banda, è riuscita una notte a bloccare un furgone a bordo del quale viaggiava uno degli odierni arrestati. Che carico di gomme e di bidoni di liquido infiammabile, si dirigeva in territorio di Partinico con l'intenzione di dar fuoco a un agriturismo, dove peraltro erano costruiti numerosi cavalli che sicuramente non avrebbero fatto una orribile fine. Nella fattispecie in particolare, davanti al tentativo di blocco da parte del personale, è intervenuto l'odierno arrestato, il Virgadamo Antonino, non ha esitato a tentare di speronare le volanti che volevano bloccarlo per poi darsi a un inseguimento, a una fuga conclusasi con un inseguimento per poi dileguarsi nelle campagne, ma insomma alla fine siamo riusciti a catturarlo. E ancora.